BAT Trieste festeggia un anno dall'inaugurazione con uno studio commissionato al MIB sulle ricadute della sua presenza sul territorio. E sono ricadute non di poco conto. Ammontano a 84 milioni di euro gli investimenti effettuati fra il 2022 e il 2023, con un valore della produzione pari a 23 milioni di euro, oltre ad acquisti da fornitori del Friuli Venezia Giulia per oltre 10 milioni e un valore aggiunto generato di 15 milioni di euro. 153 i lavoratori già assunti, ma le prospettive sono più ambiziose. Da un punto di vista di processo e di tessuto che ci ha accolto è un primo bilancio estremamente positivo. Il secondo bilancio positivo è sicuramente legato invece ai numeri che questo primo anno porta con sé. Stiamo parlando di circa 153 persone assunte, abbiamo in programma di assumerne 600 direttamente, di creare 2700 posti di lavoro tra diretti e indiretti. Siamo assolutamente in linea con quelli che sono i nostri obiettivi. Già serviamo con i prodotti manufatti qui a Trieste diversi paesi in Europa. Abbiamo appena certificato la linea anche del Pharma nel polo produttivo di Trieste. Siamo orgogliosi di far parte di questa regione e continuiamo a crescere insieme, ha detto Andrea Di Paolo, presidente di BAT Trieste, che ha ricordato tra gli investimenti sul territorio anche la Barcolana, il Festival del Cambiamento, il calendario di eventi per favorire le competenze digitali. Da un lato la capacità di questa impresa di raggiungere il suo equilibrio aziendale, di creare valore sul territorio nell'arco di un solo esercizio, e dall'altro lato di come questo valore sia stato poi redistribuito soprattutto nel territorio in cui si è insediata e quindi non è stato portato altrove e soprattutto nei confronti delle risorse umane. Certo, se penso a quel 17 quando mi arrivò Barbazza, che era presidente della Varsila, mi disse la Varsila va via se non compri i 30 ettari, poi attraverso l'autoporto di Fernetti abbiamo comprato i 30 ettari, ecco i risultati. Poi sai cos'è? Abbiamo lavorato con Zeno D'Agostino, con Friulia, tutti assieme, ed ecco i risultati quando si lavora insieme